Ancora prima di scoprire questa sezione biblioteca di Nablus, incontrai una donna che poi è diventata una grande amica di nome Fatima, una donna palestinese che vive nella città vecchia di Nablus, con la quale scattò un'amicizia immediata. E con lei fin da subito cominciamo a pensare a cosa si poteva fare insieme. Lei, diciamo, coordina un comitato di donne nella città vecchia di Nablus. Ora, la città vecchia di Nablus è uno dei luoghi che è stato più assediato dalla seconda intifada, quindi è un luogo molto molto forte, sia di memoria ma anche di attivismo politico. Un luogo meraviglioso, viene chiamata anche la piccola Damasco per l'architettura, però purtroppo versa in uno stato economico-sociale devastante e non c'è un centro per donne, non c'è un luogo dove le donne possono andare e bersi un caffè, fumarsi un narghilè, fare dei corsi, non c'è un luogo dove le donne possono semplicemente stare. E quindi con Fatima abbiamo cominciato a pensare a cosa potesse essere questo luogo. È un luogo che chiaramente dovrà avere anche una sua economia. Abbiamo subito pensato alla formula dell'impresa sociale. Il passaggio successivo è stato quello di pensare a cosa c'è di così speciale a Nablus. Ora, la cucina nablusina è forse la più gustosa di tutta la Cisgiordania. Abbiamo cominciato a pensare a aprire una scuola di cucina per stranieri sarebbe una cosa interessante, no? Un modo per far raccontare alle donne che versano tutte in condizioni molto difficili, attraverso le loro capacità culinarie, la loro eredità appunto di cucina, ma anche le loro storie. Quindi l'idea della la formula della scuola di cucina ci sembrava la cosa più aperta, no? Oltre a quello poi faremo altre attività, catering per una fruizione locale. Pensiamo a un beauty salon per le donne della città vecchia di Nablus, anche in relazione alla possibilità di portare a Nablus artisti, ricercatori. Diciamo, la gran parte del lavoro fino adesso è stata quella proprio di creare fiducia e relazione, base su cui poi costruire qualcosa. E poi chiaramente io visito, non so, istituzioni a Ramallah, prendo appuntamenti a Gerusalemme, quindi poi mi muovo per costruire la rete intorno a questo progetto. L'idea è quella comunque di creare un network internazionale. Infatti abbiamo fondato il primo convivio Slow Food a Nablus per appoggiarci alla rete Slow Food internazionale. Infatti sono già venuti due gruppi di bergamaschi a visitarci nel nostro spazio, perché abbiamo già uno spazio. Non abbiamo niente, non abbiamo luce, non abbiamo gas, non abbiamo acqua, ma abbiamo uno spazio meraviglioso. Per una donna palestinese, soprattutto uscire da Nablus non è una cosa così naturale. E quindi il mio ruolo non è solo quella di dare una visibilità internazionale, ma anche di fare ponte con altre realtà palestinesi, fare un po' da rete, perché io mi posso muovere senza problemi. Non mi problematizza il fatto di muovermi, anche se sono sottoposta anch'io a checkpoint, a controlli. Ancora prima di questa responsabilità verso la società, chiaramente sento una responsabilità verso me stessa, nel senso io sto vivendo la dimensione in cui sto lavorando. Non c'è una separazione fra la mia vita quotidiana quando sono a Nablus e quello che sto facendo, anche perché non ci sarebbe altro modo per me di lavorare lì se non esserne immerso completamente. Se fino adesso i progetti su cui ho lavorato mi sono sempre immersa, ma mantenendo sempre una rete di protezione, no? Un angolo dove potevo rifugiarmi, che poi è l'angolo del sistema arte, no? Dove poi alla fine tu rappresenti quello che hai fatto, racconti il tuo progetto e in qualche modo te ne distacchi e sei salvo. In questo caso sono completamente immersa in quello che sto facendo e che era uno stadio a cui volevo arrivare come atto di responsabilità verso me stessa e di riflesso chiaramente è un atto di responsabilità verso le persone con le quali più strettamente sto lavorando e è chiaro che poi mi sento nella posizione di dover raccontare questa esperienza perché mi rendo conto che è un'esperienza molto preziosa. Io penso che l'artista sia, accantoniamo un attimo la dimensione modernista dell'artista, cioè tutta la narrativa dell'artista genio e tutto. Prendiamo invece l'artista come nella sua dimensione più anarchica, più libera di poter prendere delle scelte e per un momento sogniamo anche che siano delle scelte a prescindere dal mercato dell'arte, a prescindere dal sistema dell'arte. Ecco, quella dimensione di libertà in cui puoi fare delle cose, puoi diventare un veicolo per narrative, storie, per idee che nessun altro farebbe.
quello penso sia la vera responsabilità, per me perlomeno. Il limite sottile fra l'essere umano e l'artista in questo senso è quasi sparisce. Ecco, forse essere artista in questo senso è un poter espandere la propria umanità o capire la propria dimensione umana.